abbiamo speso un bel po' di soldi per questo video. Sei pronto per andare a vedere se li abbiamo spesi bene o li abbiamo spesi male? Pronto. Ok, allora, abbiamo speso in tutto a testa l'esattezza di 175 euro per queste costruzioni. Abbiamo... una cosa poi, dimmi, campione, cosa hai fatto? Mi hai truffato? Deve essere una sorpresa finale. Ok, va bene, ragazzi, c'è una sorpresa finale. Voi lasciate un mi piace, supportate questo video perché ha avuto un costo incredibile e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Io e Nico in questa sfida andrei in ordine, quindi partirei dalla sfida numero 1, quella dove entrambi abbiamo scelto due builder che hanno un budget di 10 euro per questa costruzione. Quindi vediamo, ovviamente saranno quelle un po' più scrause. Allora, già sembrano comunque belle grandi come costruzione. Tu c'è il colore verde, io c'ho il colore rosso, la mia è già un po' più grande. La mia esce. Oh, quella è un'ala palesemente. Ok, da lontano. Guarda come sbaglio. Allora facciamo così, iniziamo dalla mia build, copriamo assieme. Oh, occhio che si intravede la mia di là. Aspetta, ma la tua è minuscola, Nico, scusa. Lasciami stare. Allora il mio costruttore ha costruito un OO fatto di Endrod. È un OO. Sì, è un Pokémon. È un Pokémon, però, cioè, sinceramente, allora, questa build, l'unica cosa che vale è la pazienza. Allora, ci ha avuto tanta pazienza, in effetti. Diciamo che è una bella build, però devi essere nella giusta prospettiva per guardarlo. Non so tu cosa ne pensi, Nico. È un po' difficile da vedere, in effetti. Ma in realtà è l'arte moderna. È bello, sì. Per carità, io non l'avrei mai fatto. È particolare. Diciamo che non mi sarei mai aspettato che per 10 euro mi facessero un OO vuoto. Cioè, un Pokémon vuoto con l'Endrod. Non è vuoto, è pieno di... di aria. Sì, diaria. Vabbè, allora, facciamo così. Vediamo la tua costruzione da 10 euro. Vediamo cosa si sono inventati per i tuoi allora, 10 euro. Allora, mettiti pure qua davanti perché ora si aprirà tutto. È incredibile, voilà. Vediamo, osserviamo. Ho sbagliato, scusami. Ok, Nico mi sta laggando tutto quanto il gioco. Nico. No, è che c'è stato un errore in un comando. Allora, è successo qualcosa? Non c'è più la mia costruzione. Ok, ci risiamo. Vai, Nico, per favore. Allora, proviamo a fare il comando fatto bene per il comando volta. Giusto, per favore, quindi Nico. Proviamo, eccoci qua. Oh no, ho rotto anche la costruzione. Vabbè, allora, no, c'è, qua. No, allora, Nico, io... Ah, no, è che non era parte della costruzione. Io, ragazzi, non ho veramente parole. Nico mi sta griffando il video. Allora, abbiamo un draghettino... Insomma, mi ha scammato, dai, vogliamo dire il video che mi ha scammato. Ragazzi, iniziamo molto bene. Già Nico con i primi 10 euro sono scammato. Allora, in realtà ti dirò, Nico, anche io mi sento un po' scammato, perché alla fine, cioè, quell'Android lì non è che mi facciano tanto impazzire. Allora, il tuo è bello, questo per 10 euro io ho grosso contatto. Perché poi, ragazzi, il problema è che andiamo completamente alla cieca. Cioè, noi selezioniamo, paghiamo e poi loro fanno. Quindi, è stata una gara. Chi è stato più scammato in questo primo round? Secondo me... Nico. Dai, il tuo è carino in fondo. Il mio va un attimino addobbato. Beh, sì, questo qui è un bel addobbo. Vai. Ok. Ma Nico, una in più. Bravo. Bravo, Nico. Bravo. Ok. Guarda, 10 euro, 4 TNT spaccano tutto. Beh, vabbè, dai, basta. Guarda, ne è valsa la pena. Commentiamo. Ne è valsa la pena. Seconda sfida. Qua, campioncini, abbiamo speso 25 euro a testa. Nico, mi raggiunga. Allora, sono qua. Interessante, molto più piccola la mia parte rossa di rispetto a prima. Voglio vedere cosa abbiamo. Partiamo dalla tua, però, a questo giro, Nico. Quindi vediamo innanzitutto se i tuoi 25 euro a questo giro valevano... valevano veramente la pena? Vediamo. Allora. Cos'è? È un dinosauro... No, mi sto spoilerando la mia! No, non voglio spoilerarla. Ma è un dinosauro dove gli manca il cervello. Non l'ha finita? No. L'ha finita perché vedi che l'occhio arriva perfettamente giusto. Quindi ma secondo me... manca un po' il cranio. Era arrabbiato perché ne voleva 30. Cioè, noi ne abbiamo fatto 25, lui voleva 30. Quindi Nico... Ma poteva scrivermi, non è finita. Ma ha scambiato anche questo. Il bello è che abbiamo scelto anche costruttori completamente diversi tra di loro. E... cosa c'hai lì? C'è un Goku, grazie. Oh, che figo che sembra! Allora, voglio prima finire di analizzare il tuo, Nico, poi arrivo. Perché, ma allora... cosa c'è da analizzare? Gli manca il cervello! Ma Nico, ma il livello di struttura è bellissimo, guardalo! È fatto strabene, guarda le zampe! Quanto sono belle. Anche la coda.
Oh, 5 blocchi. Dai. Ma guarda che bello. Oh, ragazzi, Nico è proprio pretenzioso, Cioè, lui vuole la build perfetta. Allora, Nico, ricordi che abbiamo altri due round dopo, quello da 50 euro e quello da 100 euro. Quindi... Ma scappata anche qui. No, dai. Allora, mi togli te il rosso, campione? Sì, ok. Coso, basta. Bello, 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 bello. Allora, 25 euro ci sta, perché alla fine è strutturato bene. Forse la testa un po' bruttina. Mettiamola così. Forse la testa, però ti dà l'idea di essere Goku Super Saiyan di quarto livello, Nico. Almeno ce l'ha il cervello, cioè i capelli. Io non... Sì, non capisco, ragazzi, perché sia proprio... Cioè, secondo me è proprio un dinosauro che esiste così in natura. Mi viene da pensare. Che... Ma non penso. No. Il cervello comunque... dove ce l'ha nel... Vabbè, Nico, forse lo scrivo nei commenti dove ce l'avrà. Però il mio Goku è carino, posso dirlo? Qua ho sentito io come sfida, Più bello questo, meno scam sicuramente. Dove stai? È pure pieno all'interno. È anche pieno? Ma si sono impegnati. C'è anche... No, vabbè, Nico, hanno fatto la sfumatura pure dentro dei muscoli. Ma mi sento male, ma ragazzi, ma questo è un'opera d'arte. Allora, ragazzi, questo round l'ho vinto sicuramente io, perché questo Goku Super Saiyan livello 4, molto figo. Poi la struttura del corpo è anche molto bella, sono riusciti anche a strutturare i muscoli del braccio, delle gambe. La coda c'è? Mi ho tagliato la coda. No, Nico, no, povero. Non perdevano il potere se gli tagliavi la coda? Sì, ma lui è Super Saiyan livello 4, quindi non poteva perdere la coda, se non mi sbaglio. Anzi, se l'è fatta ricrescere per tornare a diventare Super Saiyan di livello 4. Non l'ho visto quel, male. Questa parte. Male, riprendilo. Abbiamo la terza sfida, Nico. Non può andare male. La terza sfida, no, perché da qua in poi abbiamo iniziato a spendere tanti soldi, quindi... Ormai parto senza aspettative. No, beh, Nico, io confido nel fatto che comunque sia andato bene. Allora, raggiungimi pure, ok. Vedo che i lotti sono molto più grandi, quindi ci sta, dai. Mi sembra di vedere qualcosa di molto, molto figo. Nico, tu dove sei? Col tuo, sono davanti. Ah, vuoi iniziare dal mio? Ok, sì, vai. Perché è più grande, ho già capito che è più bello. Vabbè, non dai. No, mi hanno scammato. Dell'art. No, una pixel art di Zelda. Mi hanno scammato. Hai sprecato soldi. Mi hanno scammato. Vabbè, giusto, doveva capitare anche a te prima o poi. Sì, ma non su 50 euro. Te l'ho scammato sui 10, Nico. Senti, anche i 25 mi hanno scammato. E in più, guarda, c'è un dettaglio che tu non hai notato. Cosa non hai notato? Se tu fai così. No, Nico. Mi hai 50 euro in fumo. Ma con che velocità poi? Sto sfracellando. Ah, male. Molto male, possiamo dire molto 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 male, Nico, questa cosa. Dove vai? Cosa stai facendo? No, ho fatto una... Vabbè, non ho parole. Ascolta, vediamo il tuo, per favore. Qua, tanto, 50 guarda, euro. C'è un blocco, te lo dico. C'è un blocco piazzato a terra. C'è un blocco? Dici che anche il tuo è uno scam? È solo un blocco, tieni. No, dai. No! Cos'è? Non capisco bene cosa sia. Oddio, un drago, ma è tipo un drago. Aragok si chiama. C'è un nome. Guarda, no, guarda. C'è il cartello col nome. Ma è bellissimo. Ma è dettagliato da Dio. Ma è bellissimo, Nico. È carino. Avrei cambiato i blocchi, se dovessero essere. Allora, diciamo che questo... i blocchi della Clay sono un po' uno scam, Cioè, carini, per carità, però un po' bruttini. Però io qua, in questo caso, commento il fatto che ha una struttura incredibile. Cioè, ha le zampe tutte quante dettagliate. Non ha tutte le zampe, attenzione. Come perché no? Una, due... E una ha avuto un... Ah, si è schiantata contro il blocco di Bedrock. C'era un confine. Problema. Il costruttore qua ha avuto del rispetto e si è fermato. Beh, in effetti ci sta. Però, Nico, sicuramente il tuo non è... Vabbè, non ho parole, ragazzi. Non ho veramente parole. Ma okay. Continua a parlare, il mio... No, il tuo ha anche la testa in diagonale. Cioè, è riuscito a strutturare anche la testa in una posizione che non è frontale. Quindi è molto più carino da vedere. Sicuramente hai anche la linguettina che esce fuori. Beh, apprezziamo, ragazzi. Apprezziamo gli occhi verdi. Il tuo... È verde anche il tuo, Era. Ora abbiamo la quarta sfida. Nico, sei pronto? Con questa testa girata al contrario. Andiamo, quarta sfida. La surprise. Aspetta, no, ci siamo tippati direttamente nel mio. Aiuto. No spoiler, no spoiler. Allora, tippati da me. Tippati da me. Ma Nico, sono enormi, E queste non le si può sfondare. Queste sono enormi. Devo entrare dentro. Allora, entriamo nella tua prima. Sto entrando. Oh mio Dio, Nico. Che cosa? Questo. Nico? Ok, qua. Qua non ti hanno scammato, vediamo. Mi sa che è tipo uno sciamano. Bello. Bellissimo. Beh. Questo è effettivamente bello, devo essere onesto. Questo è devastante, Cioè, io non so quanto sia gigante, perché se provi a metterti direttamente qua, sul grass, è immenso. Cioè, arriva probabilmente alle nuvole se l'attivassi. Cioè, per esempio, sì, i blocchi di concrete... poteva farlo crescere, almeno quello.
Tu volevi proprio una costruzione a tema, quindi magari tipo un alberone attorno. Dai, Nico, però scusami un attimo, guarda lo scettro semplicemente di sto stregone. È una roba incredibile, se ci pensi. È carino. È carino! Cioè, carino. Non vale i 100 che hai speso? È carino. È carino! No, anche ragazzi, questo prende fuoco, se vogliamo. No, Nico. No, per favore, perché qua, secondo me, non se lo merita. Cioè, quella di prima se lo meritava perché era uno scam. Questo non è uno scam, Nico. Questa è una gran costruzione. Cioè, guarda qua, questa roba... Cos'è sta roba qui, tipo, magica, col braccio che esce così fuori? Questo è fighissimo. Non lo so, e poi non so perché abbia la pelle viola. Perché è uno sciamano stregone. Nico, non è stato... Non sei convinto di queste build, Nico? Non proprio, devo dirtela tutta. Ok, ci sta. Andiamo a vedere la mia? Voglio vedere se il range della tua. Andiamo a paragonare. Allora, adesso io ho un po' il timore. Sono bellissimo! Bello! Non lo sapevo. Bello! 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 È un dragone rosa? Perché nel senso non rosa, che è colorato di rosso, però esce da una rosa, non so se l'ho notato. Cioè, questa sembra... Ah. È vista? L'hai vista, Nico? Lancia il gambo. No, il gambo. Oddio, è stranissimo. È stranissimo, è bellissimo. Guarda che figata la coda. E questo potrebbe essere un nuovo Pokémon, eh? Questo potrebbe essere tipo l'evoluzione di un Eternatus, se ci pensi. Oh, è anche vuoto dentro. Ci puoi vivere se vuoi, eh. Che figo. Potremmo vivere dentro delle costruzioni costose e farci tipo i bunker. Però a parte gli scherzi, questo è una gran figata. Sai che non so cosa scegliere nelle costruzioni da 100? Non so cosa scegliere, lo so bene. Tu sceglieresti questa? Sì, è più bello, il mio cos'è, dai, su. Il tuo stregone è fighissimo, Nico, non puoi dirgli nulla, secondo me è veramente bello. Però facciamo così, campioncini, scegliete voi qua sotto nei commenti chi ha vinto, ma soprattutto chi è stato truffato di meno, perché è una bella lotta questa, eh. È comunque stata una bella lotta. Dimmi, Nico. Il truffato è stato chi ha speso soldi. Quindi? Quindi, cioè, tu hai controllato i movimenti... Nico, perché sei uscito? Ho un impegno, scusami. Nico, che hai combinato con i miei soldi?